Mi è capitato per caso di andare con la famiglia a Maiuri a prendere un po' di sole, a fare il primo bagno della stagione. Ho visto i più grandi alberghi completamente chiusi. E il primo commento che ho fatto guardando mia moglie, ho detto: l'anno prossimo questo albergo sarà aperto e sarà gestito con estrema probabilità dalla camorra. Questo è il rischio che questo post lockdown abbia messo a disposizione della criminalità organizzata risorse immense a poco prezzo, a prezzi diciamo di svendita. È lì che bisognerebbe capire, verificare i vari organi di controllo, già prima amministrativi, interni, quelli di categoria, capire a chi va la gestione di queste attività. L'usura è solo un portato diciamo conseguenziale, forse anche minimo, perché naturalmente gli imprenditori piccoli e medi che non possono ricorrere al credito bancario ricorrono al credito usurario, ma già da prima. In questo momento lo faranno ancora di più. Il problema è che il credito usurario spesso poi si trasforma in credito camorristico, perché anche gli usurai hanno bisogno di finanziamenti. Era il 10 luglio quando il procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio aveva lanciato l'allarme, evidenziando il grave rischio che la criminalità potesse approfittare dello stato di necessità di imprenditori piccoli o grandi a causa dell'emergenza sanitaria. A distanza di 5 mesi il procuratore di Napoli Melillo ripropone il problema e parla di camorra e pandemia, denunciando rischi gravi e concreti di accesso di imprese collegate al crimine organizzato ai finanziamenti garantiti dalla mano pubblica per consentire il ristoro e il rilancio dell'attività economica. È evidente, ha sottolineato, che le organizzazioni criminali sono in grado di immettere in questa fase grandi risorse sia nell'acquisizione di attività economiche in grave crisi di liquidità, sia occupando settori di impresa collegati all'emergenza sanitaria. Già in passato la criminalità ha allungato le proprie mani sui fondi pubblici, un esempio per tutti, i soldi per la ricostruzione post terremoto del 1980. Nel corso degli anni successivi varie inchieste giudiziarie hanno dimostrato che tanti soldi finirono nelle casse della criminalità grazie alla compiacenza di imprese o perché le stesse erano controllate dalla camorra. Attualmente la criminalità può acquisire attività economiche che sono in gravissime difficoltà per mancanza di liquidità, mettendo le mani anche su imprese legate all'emergenza sanitaria. Altro rischio collegato alla crisi economica è l'usura, un problema conseguenziale perché gli imprenditori che non possono ricorrere al credito bancario ricorrono a quello usuraio che si trasforma spesso in credito camorristico.